E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Oh, eccoci qui con una statua... Dio povero! Ed eccoci qui con una statua che dovevo recensire da un po'. Stiamo parlando di Cooler o Kura per la linea Figura Zero Extra Battle, naturalmente da Dragon Ball Z, un'edizione limitata. Ecco qui la confezione, ragazzi. Questa è la parte frontale, l'abbiamo vista a sufficienza. Questo qui è uno dei lati con un'immagine appunto della nostra statua. Come vedete, la confezione è di questo color viola. Questo qui è l'altro lato, semplicemente con uno zoom della statua. Questa qui è la parte superiore, abbastanza grande la confezione, quindi sto facendo un po' di fatica per farvela vedere. Questo qui, ragazzi, è invece il retro, eccola qui con un'immagine fighissima della nostra statua di Cooler. E poi, ragazzi, questa qui è la parte inferiore, semplicemente con la foto che continua. Ma direi di non perdere altro tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra statua fuori da essa. Ed eccolo qua, ragazzi, questa statua è una bomba. Siamo di fronte veramente ad un pezzo magnifico. Guardate qua che figata, poi la posa dinamica di Cooler che sta scagliando questo calcione con la gamba circondata dall'effetto energetico, anche la coda molto molto lunga, ben realizzata. E poi al di sotto ci sono, vedete, queste esplosioni che hanno anche il compito, diciamo, di reggere la nostra figure, che sembra che sia davvero a mezz'aria. Anche queste molto molto ben realizzate, ragazzi. Un sacco di dettagli che tra poco andremo a vedere nel particolare. Eccolo qui che ci fa vedere adesso anche il profilo della statua. Guardate che spettacolo anche visto da questa angolazione. Davvero davvero un lavoro eccezionale da parte di Bandai. Ma direi di non perdere altro tempo, andiamo subito a vederlo più nel dettaglio. Eccolo qua, ragazzi, come al solito zoomiamo prima di tutto sul volto, prendiamoci il nostro tempo per ammirare i dettagli che sono davvero pazzeschi su questa statua. Gli occhi sono dipinti benissimo, anche qui questa pietra, diciamo, gigante che ha sulla testa è fatta molto molto bene. Qui c'è anche questa spaccatura, vedete, ci sono dei segni ogni tanto sulla statua. Un livello di dettaglio veramente ottimo, anche il painting viola è pieno di sfumature, così come anche quello bianco, vedete, ha delle sfumature più scure sopra. Vediamo anche qui il dettaglio, per esempio, della mano chiusa a pugno. Qui c'è, vedete, anche sempre queste pietre sull'avambraccio. Veramente ben fatto. Qui sul retro abbiamo questi spuntoni, anche questi molto molto ben realizzati. Vediamo anche il dettaglio qui visto da sopra. Ragazzi, non perde un colpo da qualsiasi angolazione. Qui c'è la coda, che come vedete è una sfumatura più chiara qui e poi diventa più scura verso la punta. E poi possiamo ammirare, vedete, l'effetto di esplosione che abbiamo qui, molto ben fatto con questo painting giallo e poi la plastica trasparente arancione con varie sfumature. Ma l'effetto secondo me più figo è questo qui che abbiamo, vedete, sulla gamba. Guardate qui, circondato da questi fasci di energia veramente fighissimi, appunto ad accentuare questo calcione che sta sferrando il nostro cooler. Davvero una bellissima composizione, ragazzi. Poi anche questo painting viola fatto molto molto bene. A tratti sembra quasi perlato, però non credo sia così. Sono semplicemente gli effetti delle sfumature. Qui vediamo la base, comunque è fatta con queste rocce, vedete, che stanno saltando in aria sotto l'effetto di questa esplosione. Fighissimo anche questo effetto, vedete, giallo per far accentuare, diciamo, l'effetto di luce che è presente sulle rocce derivato dall'esplosione. Veramente, veramente ben fatto, ragazzi. Davvero un capolavoro questa statua. E ora, ragazzi, andiamo a misurare l'altezza di questo Cooler Figure Zero e siamo praticamente sui 22 centimetri e mezzo, quindi quasi 9 pollici, niente male. E misuriamo anche, diciamo, la larghezza, perché occupa anche un bel po' di spazio in questo modo con l'estensione della coda e della gamba, anzi occupa molto più spazio così. Siamo praticamente sui 30 centimetri, ragazzi, ovvero 12 pollici, niente male. Per farvi rendere meglio conto di cosa stiamo parlando, eccolo qui a confronto con il Monnezza Spider-Man Marvel Select e il Goku Super Saiyan Blue SH Figuarts.
E guardate qua che scena capolavoro che si potrebbe ricreare, per esempio, avendo il Goku Super Saiyan Figure Zero, quello che andava in coppia con Broly. Sembra fatto apposta anche per essere posato con questo cooler e non credo sia un caso. Rialzando un po' il cooler con qualche sostegno, in questo caso ho usato la basetta rotante, vedete, praticamente stanno sullo stesso piano perfettamente, cioè il cooler che sta sferrando il calcio a Goku e Goku dal basso verso l'alto che sta per sferrare la sua onda verso cooler. Veramente viene fuori qualcosa di davvero incredibile semplicemente con queste due statue. Come dico io, è qualcosa che fa vetrina da sola questa. Spettacolo davvero. Comunque ragazzi, la mia recensione di questo cooler Figure Zero finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa statua. Io la trovo a dir poco magnifica, ragazzi. Lasciatemi quindi un commentino qui sotto. Lasciate il like se questo video vi è piaciuto. E se voleste per caso acquistare questa statua, la potete trovare nel mio sito Ara Service Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto nella descrizione del video. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ara e collezionate sempre!